Allora, questo esercizio di scrittura vi ha decimati. Sono rimasti solo i più forti, diciamo. Processo di selezione darwiniana, per cui solo i migliori hanno resistito. Allora, vi faccio una proposta. E la proposta è la seguente. Chi ha finito la scrittura e già sa che non ha nessun'altra cosa da fare, tipo aggiungere foto, può cominciare a condividerle adesso, prima di pranzo, soprattutto, vabbè, tu devi andare via, ma anche gli altri. Nella condivisione, facciamo come ha fatto prima Andrea, cioè spiegate come ci siete arrivati, perché poi per noi quello che è più interessante è il processo, al di là del prodotto che peraltro non è un prodotto finito. Quindi, come ci siete arrivati? Che difficoltà, se le avete trovate, avete trovato? Che cosa vi è piaciuto o non piaciuto dello scriverlo, del farlo e del risultato finale così com'è, ovviamente? Quindi fate un'analisi critica di quello che avete prodotto. Chi invece sta ancora cercando di mettere insieme delle fotografie, direi che si può prendere tutto il tempo fino alle 2, fino a quando non ricominciamo. Perché è decisamente più carino se riusciamo a vedere un prodotto semifinito, cioè almeno dà l'idea anche di quale sia la differenza tra una storia, diciamo, grezza, in cui c'è soltanto il testo, e un lavoro un po' più elaborato, condito da immagini. Quindi se riusciamo ad avere un po' di storie con qualche immagine, che so che alcune di voi la stanno elaborando, meglio ancora. Quindi dopo pranzo diamo il palcoscenico alle storie con foto, prima di pranzo le storie senza foto. Una volta che abbiamo finito il giro delle storie, ci dedichiamo a ipotesi pratiche, concrete, di cosa farne di questo strumento, cosa farne, come farne, soprattutto quali sono le vostre idee, cioè che cosa vi è venuto in mente alla fine di questa giornata e mezzo di lavoro insieme. Che cosa vi suggerisce? Quali sono le ipotesi lavorative che avete fatto? Pro e contro di quello che pensate possa succedere utilizzando questo strumento? Insomma, cerchiamo di calarlo un po' nella realtà di un'attività futura. Ok? Allora direi comincia tu che sei. Eh sì, è certo che sì, ti passo lo strumento. Io non ho le foto e non ho nemmeno, diciamo, realmente cominciato a pensare alle foto. Da questo punto di vista un po' demotivato sapendo di non essere qui nel pomeriggio per poter chiudere, quindi diciamo un po' di fisiologica demotivazione, no? Però spero di portarla avanti perché comunque appunto è proprio come processo è molto interessante. La storia, per quanto sicuramente abbia bisogno di essere revisionata, molto revisionata, sia come focalizzazione e anche proprio come scrittura, diciamo. La prima mattina quando abbiamo fatto il brainstorming su che cosa è, io ho usato due parole, inclusione e esclusione, e fa parte un pochino del mio, o una grande parte del mio background, cioè quello di aver lavorato molto nel campo dell'inclusione sociale, eccetera. E anche per aver vissuto sulla mia pelle situazioni di inclusione e esclusione in quelli che sono, come dire, in quelle che sono le tre grandi o tre delle grandi agenzie educative, no? Così vengono chiamate. Quindi la scuola, in Italia, che piaccia o no, insomma, tutta la sfera che appartiene alla sfera religiosa, diciamo, ha una grande presenza, che si sia credenti o meno, e poi la politica e l'impegno civile. E quindi prendendo questi come diciamo, punti di riferimento e tre punti di riferimento che per me hanno a che fare con la cultura, ho provato a scrivere un pochino la storia, che non so appunto ancora se possa andare bene per quello che è uno digital storytelling o meno, però ve la leggo. La scuola e l'arte. A scuola ho avuto due geni di prof che mi hanno fatto sentire negato per l'arte e la cultura. Quello di educazione artistica e quella di storia dell'arte. Ci ho messo qualche anno a capire che erano loro ad essere negati come professori. Religione e spiritualità.
Ho fatto vari catechismi e partecipato a vari riti. Preti e vescovi mi hanno fatto sempre sentire incapace di comprendere le sacre scritture e la buona novella. Ci ho messo qualche anno a capire che erano quei vescovi ad essere, e preti ad essere incapaci di comunicare un messaggio disarmante per la sua semplicità. Politica e impegno civile. In vari gruppi e circoli che ho frequentato e manifestazioni ed eventi a cui ho partecipato, parentesi, 99% di cosiddetta sinistra, mi hanno fatto sempre sentire ignorante. Ci ho messo un po' di anni a capire che erano quei tanti intellettuali e leaderini vari ad essere ignoranti in materia di partecipazione e coinvolgimento, che pure era sempre lo slogan preferito. Luoghi, situazioni e persone di cultura che però di fatto creavano elite più che gruppi, esclusione più che partecipazione. Cultura non è sapere tante cose, ma essere un po' migliori. 195 parole. Ho provato a pensarci, e ripeto, forse un pochino anche demotivato dal fatto di non esserci dopo, quindi chiudere un po', non sono andato a fondo, però ci ho pensato e ho un po' di difficoltà a capire che tipo di immagini. Contiene molti riferimenti a concetti anche astratti, no? E anche, secondo me, a così delle visioni simboliche. Quindi non so quanto poi, così la butto lì, sto facendo un brainstorming sulla sua storia in realtà, quanto poi non sarebbero più adatte delle immagini, dei simboli o delle immagini forse più generiche piuttosto che non fotografie a questo punto personali, o comunque forse un po' e un po', perché qui si va veramente dal particolare della tua storia per arrivare comunque a concetti e suggestioni molto più ampie, e nello stesso testo tu passi da un registro personale a un registro più astratto, diciamo, no? Quindi forse una combinazione di immagini diverse renderebbe ancora meglio, o meglio tradurrebbe in immagini questa storia. Però non lo so, invece magari tu pensavi a tutte immagini tue personali per... Sinceramente no, appunto, probabilmente c'è bisogno anche poi di perché qui ho cercato di focalizzare appunto il concetto, no? E poi quello delle immagini, che ovviamente è parallelo, però però voglio farlo, insomma, perché è interessante. Bravo. Avete commenti, domande? A questo punto anche su quello che ha fatto Andrea, intanto che ci siamo, li intervistiamo entrambi. Dubbi? Andiamo oltre. Ah no, ce l'hai. È importante il fatto. Già questo, perché sennò. Io pensavo di lunga. No, quando Salvi ha parlato del discorso della cultura, dell'elite. Tutto quel discorso appunto di chi fa cultura e poi in realtà produce esclusione. Cioè, confortante il fatto per noi e anche un po' per tutti sapere che il taglio che noi abbiamo voluto dare anche al laboratorio, cioè strumenti sì per fare marketing, cultura, però sempre in chiave per stimolare chi poi produce o chi fa le politiche culturali anche a farle, ad abbandonare un certo tipo di fare cultura e a sposare invece dei temi che qui ancora, diciamo, sì, tutti ne fanno sfoggio a parole, però poi nella pratica, cioè, cultura è cultura quando è cultura per tutti, quindi l'accessibilità, l'inclusione, quindi, cioè, fare un laboratorio, imparare delle cose, però scoprire che anche ci sono tante giovani in realtà che poi alla fine potrebbero portare qualcosa di nuovo, di buono nelle istituzioni da cui però sono fuori. È comunque confortante sapere
perché ci sono tante realtà che poi alla fine stanno mirando a crescere, a migliorarsi in quel senso, e quindi non lo so, quindi forse andare tutti in quella stessa direzione e fare in questo senso pressione davvero dal basso verso queste tematiche, al di là del numero dei partecipanti, forse ha un senso tutto questo. Tu hai perfettamente ragione, ma già cioè, al di là poi dell'attuare politiche inclusive, che ovviamente è il primo passo, ma già usare uno strumento come questo, per esempio, vuol dire ascoltare le persone. Già soltanto quello, anche se ascolti persone che non appartengono a categorie svantaggiate, ma comunque ascolti le persone tutte. Già questo è un primo passo, no? Ed è quello che a livello di politiche europee sta alla base del concetto dell'audience development, cioè loro adesso dicono ok, i prossimi 6 anni, 7 anni dedichiamoci a questo tema, perché qui, come dicevamo ieri, abbiamo sempre quel ristretto gruppo di visitatori. Allora tu comincia anche ad ascoltare le persone, che cosa vogliono, che cosa pensano, che cosa provano, e poi vengono fuori appunto storie come questa, da cui si capisce che appunto c'è uno scollamento quando va bene. E quando va male c'è proprio un totale, diciamo, disinteresse, per cui poi il gruppo di persone che fruiscono cultura effettivamente è un gruppo ristretto della società. Per cui l'ascolto direi che è la prima, il primo passo, e questo nel suo piccolo è uno strumento che serve a far parlare la gente, e quindi poi si presume anche ad ascoltarla, se hai voglia ad ascoltarla, insomma. Quindi, comunque sì, ottimo spunto. Vogliamo, tu anche sei pronto, giusto? Con la tua storia? No? No. Ah, tu giusto, tu no, sei con le foto. Chi è che è pronto senza foto? Dai, vieni. Tanto si fa a turno. Io vorrei leggerla senza microfono, se posso. Per me sì, ma loro dicono che con lo streaming. Io non ho problemi, ma se vuoi te lo tengo. No, no, è che proprio mi inibisce come strumento. Lo so. Allora, è nata ieri sera. È nata ieri sera. È nata ieri sera, pensando, diciamo, a quello che avevamo fatto. Sono andata un po' con le tag words, anch'io, un po' con alcune parole chiave che poi mi hanno permesso di ampliare un po' di concetti. La difficoltà che ho trovato è stata quella di individuare una storia precisa, quindi sono andata molto sul vago. Non so se è questa, diciamo, l'idea che... però vabbè, così è uscita. Allora, la leggo. Parto. Il mio rapporto con la cultura assomiglia molto all'idea di un viaggio, di quelli in cui sai da dove parti ma non sai dove arriverai. L'importante è avere cuore e mente aperti. Nonostante abbia respirato la cultura sin da piccola, attraverso pile di libri e giornali in casa, ad un certo punto, non so bene quando, proprio come accade in un viaggio, ho abbandonato le tante sovrastrutture. Così ho smesso di fare delle inutili foto all'interno dei musei e piuttosto ho cominciato a raccogliere ogni simbolo culturale che mi veniva incontro. L'università e tutti i mondi intorno sono stati fondamentali, come quella volta che dopo aver letto un libro sono tornata a casa con l'urgenza di scrivere per appuntare cosa mi stava accadendo nella testa, o quella volta che ascoltando il testo e la musica di qualche cantautore italiano ho scoperto un punto di vista inaspettato, o come quando ho visto uno spettacolo di teatro che sembrava racchiudere 1000 saggi e studi sull'immigrazione. Così continuo a viaggiare in una perenne scoperta di sé e del mondo. E beh, qual è il problema?
problema rispetto al fatto che non c'è un aneddoto specifico. Beh, ma neanche lui ha raccontato un episodio specifico, no? Cioè si mettono insieme ricordi, tutto basato comunque su ricordi ed esperienze personali. Sì, no, infatti era, cioè non avevo capito se bisognasse inquadrare, diciamo, una storia, appunto, siccome dicevi di partire, di raccontare una storia che avesse un inizio e una fine, un capo e una coda. Ecco, pensavo più che altro. È chiaro che anche qua siamo su registri differenti, ma vanno bene tutti, cioè l'importante è che sia personale. Poi quello che ci siamo detti anche ieri può essere una, chiaramente il tema, essendo così vago, così ampio, offre, diciamo, lo spazio sia per un aneddoto, una storia, un episodio particolare, sia per una sensazione più ampia, una riflessione più che una sensazione su quello che per voi significa cultura, che comunque in entrambi i casi è basato su un'esperienza personale. Poi tu racconti di un libro, di uno spettacolo teatrale, non racconti nello specifico di quel libro o di quello spettacolo teatrale, avresti anche potuto farlo così. Cioè dire, leggendo quel libro, autore e titolo, ho pensato che, e arrivavi probabilmente alle stesse conclusioni, però va bene anche in questo modo, cioè c'è comunque la tua storia dentro, anche se non c'è l'aneddoto specifico. Quindi direi nessun problema, cioè ecco, voi dovete tenere a mente, poi ne parliamo dopo nel pomeriggio, se organizzate un'attività del genere, voi dovete dare dei paletti. E chiaramente tanto più stretti sono i paletti e tanta meno libertà poi ha la persona di spaziare, ma se l'argomento invece lo tenete, perché quello poi dipende da quelli che sono gli obiettivi del vostro laboratorio o del vostro lavoro, se, cioè se il tema che voi date è raccontami della prima volta che sei entrato in un museo, allora lì è chiaro che c'è un episodio specifico e la persona dovrà iniziare la storia con una data, un luogo, un'ora. Avevo 6 anni ed ero con la scuola, con la maestra e l'ho odiato per tutta la vita da lì in avanti, non so, dico per dire. Ma se voi invece tenete il tema sul il tuo rapporto con i musei, lui può magari raccontare, lui o lei può decidere di raccontare l'episodio della visita fatta a 6 anni che gli ha segnato la vita per l'eternità in negativo, come le visite al museo Pigorini a Roma, non so se avete presente il museo preistorico Pigorini, che è una sorta di incubo per tutti i bambini e scolari delle medie e delle elementari che dopo essere stati lì con gli insegnanti non ci mettono piede mai più per il resto della vita, diciamo. Quindi si ottiene l'effetto esattamente opposto, diciamo. Come? Non ti ho capito. No. È molto bello tra l'altro, però ovviamente insomma visitato in quel modo spesso, no? Allora, quindi il doppio registro dipende anche da questo, da quanto stretto è il tema che date. Quindi qua andava bene nell'uno e nell'altro modo, non c'era ovviamente da preoccuparsi. Venghino, signori, venghino, sì, ce l'ho con te, inutile che guardi dietro, guarda dietro. Siamo? No. Sì, dunque, anch'io sono partita dalla definizione delle parole che sono venute fuori ieri, esatto. Quindi non è un episodio nello specifico, ma è un po' una serie di pensieri sul rapporto con la cultura. Avevo immaginato anche delle immagini, ma le ho immaginate ora, quindi non le ho portate, ma erano presenti nell'ipotesi. Sì. Abbinare a questo testo? Molto vagamente, le sue persone legate al viaggio, appunto, ma viaggio. Al tema del viaggio, sì. Vabbè, giusto, coerente. Vado. Vai. Sapete com'è? Ad un certo punto si deve scegliere e decidere. Io l'ho fatto. Contro tutto e tutti ho deciso a 14 anni per l'artistico e a 19 per beni culturali. La cultura per me è dunque una scelta. La cultura è un amore. Avete mai sentito le farfalle nello stomaco per qualcosa di non umano? Bene, a me è bastato convivere con il castello del mio paese. La cultura è una guerra. Provateci voi a rimanere pacifici e distanti con l'1,1% di investimenti di cultura in Italia.
La cultura è curiosità di sapere e di conoscere. E a tal proposito un ricordo. Sono a casa, mia madre di là a fare il bucato, io ho 6 anni e sono seduta in cucina con il mio primo libro di scuola e faccio la spola sino a lei perché mi legga ogni parola del mio nuovo libro. Torno in cucina e lo rileggo a memoria perché no, non so ancora leggere. Ecco, ora so leggere e continuo a comprare libri e non ho mai perso la curiosità di sapere cosa c'è scritto dentro. Allora, qui lei ha fatto esattamente quello di cui parlavamo prima, cioè ha mescolato i due piani, no? I due registri, è partita da un concetto, diciamo, generale, sia pure legato poi al castello in particolare, per poi raccontare un aneddoto e tornare al generale. Quindi vedete che, cioè, si può spaziare senza limiti da questo punto di vista. Che cosa ci avresti proposto, potendo? Potendo, nella parte iniziale avrei messo un bel punto interrogativo. Nella parte della cultura legata all'amore avrei messo giustamente una foto del castello per farlo vedere. Un particolare di un San Michele guerriero che si trova sul castello. Quando dici che la cultura è una guerra. Esatto, quando la cultura è una guerra. E poi avrei messo una foto di un testo antico. Nella parte del libro, sì. Quindi è già, direi, anche strutturata da un punto di vista proprio del filmino finale, del video finale. Ok, chi altro è pronto con solo testo? Tu, ti tocca, dai. Allora, è nata dalle suggestioni di questi giorni, quindi dal vedere nel racconto delle storie, diciamo, un filo conduttore, persone che hanno a che fare, che hanno una formazione nell'ambito culturale, che lavorano, non lavorano, che vorrebbero lavorare e farne un mestiere, che poi bene o male nelle storie le difficoltà, il filo conduttore, anche un po' il lato un po' negativo di questo percorso si è, diciamo, colto un po' in tutte le storie. E quindi niente, siccome, diciamo, voglio proporre poi un'immagine invece positiva, data dal fatto che poi uno deve trovare la propria chiave di lettura, investire tutto su se stessi. E in questo senso poi magari prima le risposte possono arrivare però secondo me solo dal fatto di mettersi in gioco, mettere la faccia e anche appunto avere la forza di intaccare ognuno con il proprio lavoro, con il proprio modo di fare, dei paradigmi che poi in realtà sono solo difesa non della cultura, non delle professionalità, ma di interessi precostituiti che nulla hanno a che fare con tutte le competenze nuove, cioè argomenti nuovi che sono quelli che poi al di là dell'esperienza devono trovare pure spazio, perché non è sempre detto che l'esperienza in determinati settori sia qualcosa di positivo, così come anche la giovane età o argomenti nuovi non è detto che siano degli elementi positivi a priori, quindi lasciare spazio. E quindi niente, questa è stata la genesi. Avrei voluto fare l'alberghiero e diventare uno chef. A 14 anni mi hanno convinto che era un lavoro duro per una donna. Ho fatto tutt'altro e mi sono ritrovata con in mano una pala e un piccone. Poi a un certo punto ho sentito dire che con la cultura non si mangia. Beh, effettivamente un po' di fame ce l'avevo, eppure tutti i miei colleghi. Tra l'altro si mangiava sempre un po' schifati. Ma a me il pallino della cucina non mi ha mai mollato. E allora ho abbandonato la solita minestra riscaldata. Ho trovato un altro chef e abbiamo creato una ricetta tutta nostra per mangiare con la cultura, mangiare tutti e mangiare bene. La giuria ha deciso di voler assaggiare il piatto. Sono partita alla ricerca degli ingredienti migliori e di altri due chef. Perché la forza della cucina sta nella sinergia dello staff.
Abbiamo messo su un corso per aspiranti chef della cultura dal nome strano di Laboratori dal Basso. Ora si tratta di mettersi ai fornelli e far uscire buoni piatti e piatto dopo piatto convincere che c'è qualcosa di meglio della solita minestra, che il piatto buono non dipende da ingredienti esotici e costosi, ma dal chilometro zero e dallo sperimentare anche accostamenti arditi, e che un piatto mangiato da soli non ha lo stesso gusto di un piatto condiviso. Beh, direi che insomma siamo nel regno della metafora, molto bello, molto bello, molto bello, molto creativo anche, no? Qui come immagini la qualsiasi ci puoi mettere. Tra la cucina invece c'è qualcosa di più prosaico, una palla piccone. Esatto, cioè direi sì, la prima immagine sicuramente la palla e il piccone, diciamo, sono state evocate, quindi no, comunque... Molte. Come? Il lavoro della donna, certo, sì, sì, ma questo è sicuramente. Beh, se interessa, qui due uomini possono anche tapparsi le orecchie. Eccom, come Eccom, abbiamo appena vinto un finanziamento sul programma Cultura, è un progetto che si intitola She Culture. E parlerà di cultura, di politiche culturali rivolte alle donne, e c'è una parte di realizzazione di un video da parte di giovani artiste femmine sul tema della, la parola è orrenda, genderizzazione del giocattolo, cioè come già a partire dalla tenera età ci indirizzano, diciamo, no, i maschi a fare certe cose e le femmine a farne altre. Quindi direi che insomma su questo poi vi terrò informate, ma su questo potremmo aprire un dibattito appunto sui lavori da donna e i lavori da uomo, quindi ecco, temi trasversali. Anche tu? Vieni, adesso infatti ti guardavo, dicevo, anche lei ha la parte scritta. Dici com'è nata? Allora, in realtà ieri sera dicevo a qualcuno, ho sedimentato quella che è stata la giornata di ieri e non ho pensato a nulla. Per cui no. E allora è venuta qui direttamente stamattina e ho pensato ad un'esperienza personale, il mio primo approccio con la cultura, comunque l'arte in genere, e poi il ritorno nel Salento dopo essere stata a Roma, che mi ha dato, diciamo, una visione diversa delle cose. Quindi un po' questo. Allora, all'età di 5 anni e mezzo mi sono avvicinata alla danza. 8 anni di danza mi sono valsi i piedi a papera o alle 10:10 che dir si voglia, e l'amore per il balletto classico. Trovo che la danza sia sublime, a tratti divina. Quando guardo un balletto sono rapita. I piedi a papera sono la traccia che la danza ha lasciato in me. Quando sono arrivata a Roma l'arte mi ha soggiogato, e se già ero sensibile ne sono diventata dipendente. Scuderie del Quirinale, la Centrale Montemartini, il Mattatoio, il Maxi, Sant'Ignazio, la Cappella Sistina. Con i piedi ben piantati guardavo tale magnificenza attonita. Con i miei mezzi provavo a interpretare, e mentre ero ferma dinanzi a quell'epifania artistica, la mia mente leggeva e trovava il senso. Oggi non vivo più a Roma, ma i 5 anni mi hanno cambiato, migliorato, donato occhi attenti, nonché trasformato in una event hunter. Oggi scopro il mio territorio, faccio nel Salento quello che farei a Roma, giornaletto alla mano e via. Must di Lecce, associazioni culturali, Festival del Cinema Europeo, Orto Botanico, Megaliti tra le campagne, il Teatro dei Coreia. Grazie Roma, con i miei nuovi occhi vedo oltre oggi. E qui invece è tutta basata su episodi personali dai 5 anni in poi, diciamo, no? Però è tutto. Esatto, quella è la prima foto, i piedi alle 10:10, mi viene in mente anche a me, dire, vabbè, quasi banale, però è evocativa. Poi con tutti i monumenti, diciamo, che hai evocato. Anche lì può esserci, anche in questo caso, una commistione di fotografie di quel genere lì e magari fotografie di te a Roma o di te qui, o quindi mescolando di nuovo il piano personale con quello invece più impersonale. Però anche questa molto carina, molto creativa, pur raccontando semplicemente storie di vita tue, no? Quindi poi la creatività si può
anche manifestare a partire da episodi reali molto semplici, volendo. Altre storie scritte e basta? Tu. Ma? Ah no, però se tu hai foto, la sessione foto è nel pomeriggio. Ah, ok. Per adesso... Ah, ecco, quindi perfetto, perché invece... Sì, vieni, però, perché sennò non ci sento. Allora, io non avevo nessuna intenzione di scrivere la storia, infatti io... Cioè, no, cioè sono qui, o almeno ero qui, per capire come si organizzano i laboratori dal basso, invece mi sono trovata immersa proprio come commensale in questa piacevole, diciamo, attività. Io e il mio collega Luigi, che pazientemente mi ha accompagnato in questo delirio. Allora, stamattina sono arrivata e c'era un ragazzo che scriveva tantissimo. Allora io mi sono sentita così un po' in colpa, un po' presa dall'ansia di dover sempre guadagnare tempo, e ho iniziato a scrivere. Quindi diciamo che questa storia è stata più una voglia di mettere ordine alle cose. Il mio rapporto con la cultura è il sapore dell'inesorabile scorrere del tempo. 1980, eccomi a 2 anni, insieme a mio padre, ad ascoltare la Bohème, la Traviata, la Butterfly, in piazza San Pietro, nelle sere d'agosto. A fine anni 80 ricordo i pomeriggi d'inverno trascorsi a leggere in biblioteca. Anni 90, la scoperta del Museo Cavoti e la voglia di partire per vederne altri. Arriva il 2000 e la città eterna diventa la protagonista delle mie scorpacciate culturali, le mostre d'arte al Palazzo delle Esposizioni, al Vittoriano, alle Scuderie del Quirinale, lezioni di sociologia dell'arte all'università. E poi l'arrivo del grande amore, il cinema di Fellini, di Kubrick, di Kieslowski, e via per l'Erasmus, io e la mia amica Rebecca, ospiti fisse della Mediateca de Salamanca, di spalle, con le cuffie davanti al piccolo schermo, sempre in bianco e nero il mio, perdutamente a colori il suo. 2004, mi immergo nella fotografia, più per consolazione che per amore, le escursioni fuori porta e la smania di fotografare tutto, rubando a ogni scatto frammenti di vite sconosciute. Tempo presente, lavoro in biblioteca, non per la biblioteca. Mi occupo di politiche sociali giovanili insieme al collega Luigi, nella splendida cornice della Siciliani. Sono ritornata a casa, al punto di partenza, pronta per un nuovo viaggio. Bravo. Ecco, questa invece ha un'impostazione estremamente razionale, se volete, è una linea del tempo proprio, no? È una linea del tempo per cui segue questo percorso logico, eppure molto poetica, nella sua estrema logicità e razionalità c'è cioè molta poesia, quindi vedete come poi i registri narrativi sono assolutamente personali, diversi, e vengono fuori cose comunque molto belle. Qui per le immagini non c'è nessun... non c'è che l'imbarazzo della scelta, e poi anche il fatto che sia così cronologicamente chiara, no? Aiuta, perché si può anche accompagnare a immagini di te bambina, adolescente, adulta, no? Quindi volendo si può accompagnare questa linea del tempo con le tue trasformazioni, insomma c'è un'ampia possibilità di scelta, ovviamente poi la scelta è sempre del tutto personale. Il collega Luigi è stato impegnato, va bene, okay, no, non ti preoccupare. Tu hai scritto ma metti fotografie, no, quindi sei pronta? Volendo, dai, su, vogliamo. Dici tutto. Allora, diciamo che la domanda del rapporto con la cultura è talmente vasto e talmente generico che alla fine ho deciso stamattina, tipo dopo un'ora che eravamo arrivati, di focalizzare la cultura, cioè di focalizzare l'attenzione sull'archeologia, che poi è anche il mio mestiere, ed è insieme una sorta di riflessione generale con un aneddoto poi proprio sull'archeologia.
Sono appassionata di storie, vere, inventate, moderne, antiche, misteriose, tristi, storie individuali o collettive. Non è un caso che l'archeologia sia il mio lavoro, perché archeologia è storia e storie, e anche altro. È studio lungo e metodico, è fatica e sudore, e lunghe ore passate a compilare cataloghi, ma dopo tutto il fine è il racconto. E certe volte ti accadono cose che sono come emblema di quello che pensi e si trasformano in aneddoti, e questo è il mio. Gennaio, Bologna, la neve mi accoglie e il calore di alcuni amici, poi torna il sole, la neve scioglie e arriva il tempo della visita. Tra le tappe, gli scavi sotto Sala Borsa, iniziati durante il fascismo, ripresi decenni dopo, riaperti a visita da pochi anni. La visita si prenota, così c'è la guida, e la nostra guida è un signore dall'aria bonaria, bibliotecario, ci dice, ma appassionato di archeologia e storia. Non siamo molti, a parte noi un paio di famiglie con bambini e qualche signore in là con gli anni. Entriamo sulla passerella della piccola area di scavo, mentre in alto, da sotto il plexiglass, intravediamo i passi di chi entra ora in Sala Borsa. E qui sotto però una storia prende vita. È il bibliotecario che narra un racconto lungo 2000 anni, e nelle sue parole quel tratto diselciato diventa strada e sembra di sentire il rumore dei carri. Da quei pozzi si tira sull'acqua, e in quelle case vivono famiglie in lotta con altre famiglie. E invece qui, proprio qui accanto a me, questo pezzo di muro era una fontana, e questo era un giardino, e studenti da tutta Europa ascoltavano qui le loro lezioni. La storia finisce, sono passate quasi 2 ore, nessuno si è allontanato, tranne i bambini che giocano in là, però in silenzio. La storia finisce e un applauso irrompe, come alla fine di un bel film al cinema, solo che questo film è vero, e l'archeologia e il suo racconto è il soggetto. Sono un po' uscita dal limite, quasi 3:30, insomma. Quindi ancora un'altra soluzione, se volete, parte, come dice lei, dal generale, poi va al particolare, ma c'è questo bel escamotage della storia nella storia che è comunque molto piacevole. Anche qui come fotografie immagino che avresti avuto un mix di foto personali. E... sì, però tutto sommato direi già lo si vede, no? Non sarebbe stata una cosa troppo complicata da assemblare. Anche tu hai un testo scritto, no? Lei ha fatto... Non ti convince? Va bene, allora vieni col testo scritto. Quindi mi sa che alla fine è l'unica coraggiosa che tenta di mettere insieme le immagini. No, brava, voi due, brava, siete due coraggiose. No, non mi convinceva perché in realtà ho selezionato alcune immagini che comunque mi sembravano poche, poi perché ce l'ho in testa, quindi proporre una cosa che non mi convince, insomma, non è quello che... Esatto, non mi convinceva. E niente, io sono partita da un aneddoto, meglio, da una serie di sensazioni, perché quando rifletto su questi grandi temi sono le sensazioni che prevalgono. Allora, io sull'Acropoli ci sono stata. Quale Acropoli? Ma quella di Atene, ovvio. Maledetto il giorno che t'ho incontrata, potrei dire oggi. Età 8 anni, in viaggio con la famiglia. Furgone, valigie, caldo, zanzare e souvlaki. Il profumo del mare e del sole. È la prima volta che ho assaporato le venature del marmo. Il Partenone non si può spiegare. Si può scoprire e non basta ancora. È stato lì che ho deciso, anzi, hanno deciso per me. Il calore delle forme, la rotondità delle impressioni, tutto vivido e sfuggente, come l'archeologia e come l'esperienza, qualcosa di cui parlare e con cui parlare. Mi piace pensarla così la cultura, parole che si rincorrono, che viaggiano tra immagini e sensazioni, e poi ricordi, che rimangono lì, impressi nella memoria, non vanno via, mi seguono e mi viene il fiato corto. La bellezza che mozza il respiro. Ecco, fare l'archeologa, immergersi nelle vite degli altri, l'eterno ritorno del passato, immaginare movimenti, la sapiente abilità degli artigiani, la scorrevole mano degli scrittori, o più semplicemente il gesto di chi accende un focolare, banchetta sulle tombe. Cos'altro? Diciamo un episodio che ha segnato la tua vita per sempre. Con qualche connotazione, diciamo, ecco, negativa,
Vabbè, dai. Però anche qui poi, diciamo, le immagini sarebbero state un misto, penso, tra immagini personali e non, no? Quindi avrebbe funzionato bene così. Quanti testi ci sono ancora da leggere? Il suo? Voi invece, tu invece hai... Tu ci provi e tu ci provi. Quindi, allora, finiamo con te e loro tre poi ci, dopo pranzo ci fanno vedere invece quelle con le immagini. Vabbè, io avendo ieri non partecipato, diciamo, mi sono ritrovata in questa situazione, ho provato un po', sì, catapultata, e quindi insomma ho provato a scrivere quello che mi è venuto in mente al momento e sono partita da un episodio personale, perché comunque, allora inizio a leggere. Non so quando precisamente sia nato in me un vero e proprio interesse per la cultura. Io credo da sempre. Lo dico perché, se scorro i miei ricordi, mi rivedo bambina, mano nella mano al mio papà, che mi accompagna nell'antica Silbion, alla scoperta di quella civiltà, i Peuceti, che hanno vissuto proprio lì, dove a distanza di secoli sarei nata io. Crateri, anfore, bronzi, pietre preziose, mi hanno da sempre incuriosita. Si è sviluppata in me una naturale propensione alla conoscenza storica e soprattutto a cercare un modo efficace per rendere tutta la cittadinanza cosciente di ciò che l'ha preceduta. Risvegliare la memoria storica è il mio obiettivo. Ho studiato per questo. La cultura, o meglio il rapporto con la cultura, non è un fatto personale, è un discorso collettivo. Per questo sarò tra 2 giorni all'Aquila, per partecipare a una manifestazione che possa risvegliare la coscienza collettiva e la consapevolezza di appartenere a un paese, l'Italia, che ha bisogno di ricollegarsi al suo passato per comprenderne la grandezza. Di nuovo siamo passati dall'episodio personale particolare a concetti molto più ampi. Avevi immaginato qualche immagine? Sicuramente avrei messo qualcosa riguardante la manifestazione. Certo. Però all'inizio avrei messo delle mie immagini da piccola, insomma, sullo scavo. Certo. Quindi questa combinazione di personale e impersonale, diciamo, che comunque... avrebbe funzionato molto bene anche qua. Bene, bravissimi, tutte belle, devo dire. Mi sono piaciute, bravi. Adesso aspettiamo le altre tre, giusto? Dopo pranzo. Prendetevi il tempo che vi serve, intanto noi facciamo... 4, scusa, giusto? 1, 2, 3, 4, certo. Aspettiamo gli ultimi 4 dopo pranzo. Va bene? Buona pausa. Ciao.